All'inizio spero che questo non glielo facciano pagare troppo perché il resto dell'esercizio è stato veramente notevolissimo. Spero che in artistico prenda tanto tanto. E adesso è il momento della Shinkarenko impegnata al cerchio. Brava perché l'ha presa al volo, però chiaramente il lancio non era ben direzionato. Brava perché anche se è uscita di pedana, però è uscita di pedana col braccio sollevato da terra, quindi è come se fosse in pedana. Deve toccare terra per avere l'uscita di pedana. Ecco, questa è una brutta caduta. Forse non è il suo attrezzo preferito. Bruttissima. Poveretta. Andiamo a contare per favore con il giudice internazionale la penalità, il valore di questa perdita. 0,70 più le giudici di linea daranno uno 0,20 per l'uscita della ginnastica e uno 0,20 per l'uscita dell'attrezzo. La cosa che mi ha colpito è il modo per cui come è andata a riprendere il cerchio, in maniera molto flemmatica, come per dire, vabbè, la terza volta che mi casca. È inutile neanche che mi affanno tanto a ritornare in pedana. Che Così, l'ha pensato però proprio un non po' è in un... romanesco, che diciamo sia anche, no? assolutamente Sì. così, perché l'ucraino e il romanesco non so se sai che si assomigliano tantissimo. Tantissimo. Daniela, che cosa si pensa quando, lo so che a te è capitato rarissime volte, soprattutto in allenamento, ma quando cade un attrezzo, che cosa succede nella psiche, nella mentalità?